Io devo fare i saluti, stiamo aspettando anche il vice sindaco Baleari che, come sapete, ha la delega alla mobilità e ai trasporti della nostra città, ma intanto per accelerare i tempi dirò qualcosa io. Io sono Gianfranco Porcile, sono presidente di Eco Istituto di Reglia e di Genova, che è un po' partner di Rinascimento. Rinascimento è un'articolazione di Eco Istituto e Rinascimento, come sapete, è l'organizzatore principale della giornata di oggi. Eco Istituto è per sua natura un'associazione di volontariato che si occupa di ambiente, di salute, un pochino di tutti i temi che sono collegati a questi. Capite che praticamente nulla viene escluso quando si parla di ambiente. E quindi io farò una prima riflessione che magari esula un pochino dal tema di oggi. La settimana scorsa c'è stata una protesta nel porto di Genova da parte dei portuali e da parte dei pacifisti genovesi, da parte di Eco Istituto, rappresenta la Graziella Gaggero, che sapete non manca mai a questi appuntamenti, per protestare contro il previsto carico di armi in una nave che avrebbe dovuto attraccare nel nostro porto, una nave saudita. Probabilmente queste armi erano destinate alla guerra in Yemen, che è una guerra di cui si parla poco, ma è una guerra altrettanto seria, altrettanto grave, altrettanto nefasta rispetto a quella di Siria o ai fatti della Libia, eccetera. Però forse i migranti yemeniti non arrivano ancora nel nostro paese, quindi forse anche per questo i mass media danno meno attenzione. Quello che mi ha colpito poi è che sui giornali di ieri c'erano addirittura due articoli che con toni, direi, molto positivi, mi verrebbe da dire quasi entusiasti, si riferivano a due commesse che riguardano due aziende genovesi. Una è la Piaggio Aero, che in base all'articolo del giornale proprio di ieri, dice che ha ricevuto una commessa per 10 velivoli destinati alle forze armate, la manutenzione di 19 aerei e 2 droni, il tutto per il Ministero della Difesa. L'altro era la Fincantieri, che ha ricevuto una commessa per 18 navi da guerra, alcune per la Marina Militare Italiana e 7 per il Qatar, che non è in guerra, ma è sempre nella penisola arabica, quindi sappiamo che è una zona calda che da un momento all'altro potrebbe coinvolgere anche il Qatar. Quindi questo mi ha fatto pensare che quando poi si tratta di economia, di lavoro, di occupazione, eccetera, spesso i valori tipo pace, ambiente, salute passano in secondo piano. E non dobbiamo pensare che questi valori siano valori teorici, ideali, per cui è bello morire, diventare eroe, eccetera. Sono cose che poi coinvolgono la vita, la qualità di vita e magari la durata della vita di tutti quanti noi. Veniamo quindi al tema di oggi, la mobilità. Allora, noi abbiamo cominciato a occuparci di questo problema in maniera un pochino più attenta dopo il crollo del Ponte Morandi. Io dico sempre, magari qualcuno l'ha già sentita, che il crollo del Ponte Morandi è un po' da considerare l'infarto di Genova. Non so se sapete che al giorno d'oggi una persona che viene colta da un infarto al cuore, se arriva in un tempo breve, ma non è necessario che sia brevissimo, in pronto soccorso, ha il 90% di probabilità di guarire. Questo una volta non era così. Per esempio, che ne so, mio padre è morto nel 65 all'età di 46 anni proprio per un infarto. Questo è dovuto ai progressi della medicina, certo, ma anche al fatto che
al paziente che ha avuto un infarto, i medici che assistono questa persona spiegano bene che deve andare a vedere quali sono gli errori nel suo stile di vita e correggerli. Se questa persona fa tesoro di questo campanello d'allarme, di questo episodio, di questo evento che ha scombussolato la sua vita, probabilmente non avrà più problemi di cuore, deve stare soltanto attento, che ne so, al colesterolo, al diabete, alla pressione alta e quant'altro. Io credo che la stessa cosa sia per quanto riguarda Genova. Credo che dobbiamo interpretare questa tragedia che ci è successa come un campanello d'allarme, per cui dobbiamo capire che è necessario cambiare qualcosa, non possiamo più andare avanti come prima, quindi non possiamo limitarci a dire ricostruiamo il ponte e facciamo finta che tutto sia come prima, credo che sarebbe un errore, quindi dobbiamo capire che dobbiamo occuparci di una nuova mobilità. E qui entrano in gioco sempre, direi che questo è valido un pochino in tutte le situazioni, ma in questa in maniera particolare, sia il ruolo dell'amministrazione, amministrazione comunale, ma anche regionale, quindi il fatto che si devono prendere dei provvedimenti, si devono fare delle scelte, si devono investire fondi cospicui, eccetera. Però, dall'altra, è anche importante il ruolo di noi cittadini, dei cittadini genovesi, che devono capire che deve essere una scelta di vita, che deve essere uno stile di vita, quello di scegliere il trasporto pubblico e lasciare a casa l'automobile. Oggi parleremo di tram, filobus, bus a metano, biometano e, come dicevo, questo è organizzato in maniera particolare da Rinascimento Genova. Il titolo è Dove stiamo andando? Ma mobilità vuol dire anche muoversi, vuol dire non soltanto farsi trasportare, vuol dire anche camminare, vuol dire anche andare in bicicletta, vuol dire anche mezzo privato, che deve essere però disincentivato. L'unica eccezione può essere per la città, l'auto elettrica, e qui mi piace fare un riconoscimento al Comune di Genova, perché ho visto che nella nostra città stanno nascendo le colonnine di ricarica elettrica per le auto elettriche, quindi questa mi sembra una scelta positiva. Dicevo prima degli stili di vita da cambiare, come voi sapete io sono medico, quindi scuserete se mi dilungo un po' su questo, ma è importante non fumare, è importante avere un'alimentazione corretta, non eccedere con l'alcol, ma lo stile di vita più importante, più riscontrabile in questo momento sulle pubblicazioni scientifiche è proprio la lotta alla sedentarietà, quindi lo svolgere, il fare attività fisica, prima di tutto il camminare, che è la cosa più semplice. In questo senso Eco Istituto da anni si sta, direi dal suo nascere nel 2015, si interessa di turismo lento. L'anno scorso abbiamo partecipato a un progetto di Terra Onlus che si chiama Eco Genova Tour, che è proprio basato sull'incentivo al camminare sia per i turisti che per i cittadini. Un altro progetto si chiama Ritorno a Itaca, che mette in evidenza proprio come le bellezze della nostra città, pensiamo al Porto Antico, alla Lanterna, tutte le cose, l'acquario e così via, sono notevolmente importanti da un punto di vista turistico, ovviamente, ma non dobbiamo dimenticare anche le rette che uniscono questi punti. In una rete sono importanti i punti, ma forse sono ancora più importanti le connessioni, i collegamenti, le rette che uniscono i punti. Quindi sono importanti le strade, i sentieri, i caruggi, le crese della nostra città. Quindi questo va assolutamente rivalutato. Percorsi pedonali sia per i turisti, ma anche per chi va a lavorare. E qui c'è molto da fare, molto da lavorare. E poi la bicicletta, praticamente a Genova non abbiamo piste ciclabili,
Sarebbe bello avere delle esperienze o di pedibus o di ciclobus, cioè sapete che in alcune altre città italiane esistono queste esperienze, cioè il fatto di far andare i bambini a scuola non accompagnandoli con l'auto, ma facendoli andare a scuola a piedi o in bicicletta, da soli, magari con l'aiuto di un sentiero disegnato con i piedi sul marciapiede, con aiuto di frecce, di genitori che accompagnano il gruppo, di negozi che si danno disponibili in caso di problemi, anche per non solo per fargli fare movimento, perché magari lo fanno già in altre sedi, ma anche proprio per responsabilizzarli meglio, perché non siano trattati come dei pacchi postali, per fargli conoscere meglio la loro città. Spesso si dice che Genova è una città difficile per la bicicletta. Per certi versi può essere anche vero, ma io credo che per la maggior parte sia falso. Intanto adesso ci sono molte biciclette a pedalata assistita, le biciclette elettriche, che superano il problema delle salite, perché sembra che le salite sia il problema che ostacola l'uso della bicicletta. Credo che il problema della salita si potrebbe ovviare in gran parte, direi quasi del tutto secondo me, se noi avessimo dei mezzi pubblici, penso alle funicolari, tutti gli impianti di risalita eccetera, che fossero attrezzate per ospitare le biciclette e che le biciclette fossero autorizzate a salire. Con questo sapete che viene già avviene normalmente in altre città europee. Un dato negativo è quello della incidentalità stradale. In una classifica di Legambiente che è stata pubblicata su Sole 24 Ore lo scorso anno, Genova su 104 città italiane è tra le peggiori. Come incidenti si classifica al 97esimo posto, quindi ha un'alta incidentalità stradale. Pensate che i morti nel 2016 sono stati 15 a Genova, nel 2017 sono stati 18 con un incremento del 20%, nel 2018 sono saliti a 23 con un incremento del 25% rispetto all'anno precedente, e di solito i morti sono a carico delle utenze deboli, quindi pedoni e ciclisti. Queste secondo me sono vittime immolate sull'altare di automobile, un monumento triste all'autolesionismo e alla stupidità dell'uomo. Io mi avvio alla conclusione. Il mio auspicio è che la giornata di oggi si concluda con un accordo tra tutti i partecipanti, quindi cittadini e amministrazione comunale, a collaborare, a camminare insieme, per usare l'espressione del camminare che ho detto prima, con l'assessore Campora che ci è sempre vicino, con l'assessore Baleari, con il comune in toto, anche la rete di Palazzo Verde o la rete di ex Palazzo Verde e il centro di educazione ambientale credo che potrebbero essere disponibili e molto utili per una campagna di educazione per incentivare i cittadini genovesi a lasciare la macchina a casa e a usare il mezzo pubblico. Mi auguro, spero che alla fine della tavola rotonda di oggi si possano trarre delle conclusioni, quindi che non sia soltanto un dare la parola a esperti che poi rimangono una specie di collage che non forma un mosaico comprensibile. Spero che tanti interventi, magari eterogenei, poi possano convergere su alcuni punti comuni condivisi. A questo punto credo di avere detto tutto e di avermi annoiato abbastanza, quindi do la parola e lascio il posto a Maria Rosa Ronzoni, che anche lei è del direttivo di Ecoistituto, che è un ingegnere dell'Università di Bergamo e tra l'altro è proprio mobility manager della sua università, e quindi credo che sia la persona più indicata per condurre la giornata di oggi. Grazie.